Sono favorevole a questo DDL Zan, vorrei che venisse appunto approvato, che se ne parlasse anche di più e anche nel mondo della scuola, perché odio veramente, io non odio niente, non odio nessuno, però odio le disuguaglianze, le discriminazioni, in realtà non è più un odio, è proprio un'idiosincrasia verso chi veramente, tante parole inutili che si spendono gratuitamente, tante offese verso delle persone che poi sono come noi, solo che si ama in modo diverso ed è nella natura degli uomini amare non solo per forza l'uomo e la donna, ma che la letteratura greca offre questi spunti a proposito della maturità. Io non ho mai assistito a questi atti, però ho sempre magari seguito tutte queste vicende legate al movimento LGBTQ e beh, ho partecipato anche a dei gay pride organizzati, per esempio a Dublino una volta ero in vacanza. Studio, ci avevano lasciati liberi e noi siamo capitati in un gay pride, era un gay pride grandissimo, c'era un sacco di gente, era molto affollato e sono rimasta molto colpita perché era veramente una manifestazione molto colorata e molto particolare. Credo che l'Italia abbia bisogno del DDL Zan, poiché proprio l'Italia è uno dei paesi con il più alto tasso di discriminazione di genere. Basti pensare comunque che il 73% delle persone omosessuali o transgender è stata almeno una volta vittima di violenza verbale o di fisica. E credo che comunque nelle scuole vi sia bisogno di maggior sensibilizzazione sull'argomento stesso ed è assurdo pensare che questo possa causare una, diciamo, limitazione alla libertà di espressione, poiché è proprio assurdo pensare che in uno stato democratico come quello italiano, la libertà di espressione possa scaturire in oggetto di, diciamo, di discriminazione. Non ho avuto comunque amici che hanno subito questi atteggiamenti omofobi, ma spesso, diciamo, ho sentito parlare, non direttamente dei miei amici, ma dei conoscenti, altre persone, in maniera abbastanza brutta delle persone che comunque decidono di amare una persona dello stesso sesso, alle volte per, diciamo, per negligenza è stata usata proprio la parola che ad oggi dalla Cassazione è stata vietata, ovvero la parola frocio. Assolutamente, secondo me servirebbe, secondo me è una legge molto utile che andrebbe approvata subito, per quello che penso. Si sono viste diverse manifestazioni di odio anche contro le persone omosessuali e penso che questo non debba esistere perché l'amore è l'amore, indipendentemente dal sesso, dalla nazionalità. Penso che anche l'amore vada preservato. Nella mia classe ci sono diverse persone di orientamento sessuale diverso dagli etero e loro sì, qualcosa hanno subito che io sappia, anche commentini spiacevoli, anche solo quando si indossa, per esempio, un maschio indossa una maglia rosa, poi viene preso in giro, quindi sì, purtroppo ne ho sentiti. Questa è stata una domanda che mi è stata posta alla maturità. Ho risposto in maniera decisa quando ho affermato che la nostra Costituzione italiana in realtà è già parte fondamentale, della risposta che ognuno di noi dovrebbe dare di fronte a una domanda del genere. Sapendo i principi fondamentali della nostra Costituzione, penso che una legge del genere in realtà possa essere già, applicabile fin da. È comunque fondamentale inculcare alla gente, alla società in generale, l'abolizione, in un certo senso, dell'odio e della discriminazione. Lottare per i propri diritti e per se stessi è la prima cosa che ognuno di noi dovrebbe fare. E quindi quando una qualsiasi persona reclama la propria libertà, quindi la libertà di essere se stessa, va valorizzata e va difesa. E questo già in realtà la Costituzione lo fa. In questi giorni, in queste settimane, se ne è molto parlato, se ne è molto discusso e ne abbiamo discusso anche a scuola, nelle ore di filosofia, ma anche nelle ore di cittadinanza, perché chiaramente al quinto anno bisogna affrontare anche certi problemi. E io penso che assolutamente sì, sia una questione molto rilevante da affrontare nelle scuole, anche perché se, come vuole qualcuno, queste problematiche, come dire, si gettano nell'ombra. E poi dobbiamo aspettarci dei fenomeni di odio e di intolleranza che sono veramente sgradevoli. Quindi quanto prima se ne può parlare nella maniera più,
aperta e la trasparenza è un dato fondamentale, perché altrimenti si ingenerano soltanto dei sospetti, dei preconcetti e dei pregiudizi che non piacciono. All'interno della mia classe no, non ci sono stati casi del genere, però posso immaginare quale disagio si provi in queste circostanze, per questo quanto prima se ne parla e quanto meglio se ne parla, meglio è. Sinceramente penso che io sono pro gay, lesbiche, comunque a chi ama, chi si ama, comunque il genere umano in generale. Penso anche che se non ci dove questa legge non ci dovesse, non ci dovrebbe essere se tutti rispettiamo tutti, come non c'è una legge che difende, tra virgolette, gli eterosessuali. Io sì, penso che servirebbero a questo punto più giornate scolastiche che comunque facciano capire realmente che non c'è nulla di male in amare delle persone dello stesso sesso o comunque di qualsiasi altro genere che non sia un uomo oppure un sesso opposto dal tuo sesso. Allora, per quanto riguarda il DDL Zan, innanzitutto ho sentito parlare un po' anche delle vicende legate in Parlamento, ad esempio la votazione che diciamo, prefissata per il 13 luglio. Per quanto riguarda questo tema io sono ampiamente a favore, anche perché io ritengo che chiunque abbia il diritto di poterla pensare diversamente, di poter condurre una vita libera, diciamo, una scelta libera, e nessuno gli può vietare quello che stanno facendo, così come avviene anche in altri paesi europei, ad esempio anche attraverso le giornate Pride. Quindi io sono a favore. Per quanto riguarda invece le giornate nelle scuole, bisogna, diciamo, vedere bene qual è qual è l'impostazione di questa giornata e anche parlarne attraverso i docenti oppure i dirigenti, vedere qual è la loro opinione, a mio parere. Credo che una legge che di questo tipo sia veramente importante, soprattutto nel 2021, perché ho sentito parlare di numerosi episodi di omofobia e di violenze, soprattutto per la strada, e credo che le persone debbano informarsi veramente, e con informarsi intendo magari leggere degli articoli, guardare nello specifico di cosa si tratti e cosa potrebbe portare in positivo questa legge. E io credo sì che sia veramente importante istituire qualche lezione sull'omofobia, perché tanti ragazzi non sanno veramente cosa significa soffrire e non riuscire a esprimere quello che si è veramente. A dire il vero, non ne ho mai sentito parlare, quindi l'idea non me la sono fatta.